Ciao. Bene, grazie. Ancora una volta. Grazie. Mi hai portato un oggetto bello, curioso. Una Polaroid. Sì, perché quando è nata la mia prima bimba ho pensato di farle questo regalo che era praticamente un quaderno delle prime volte. E quindi mi scattavo foto di tutte le cose prime che succedono, dal primo dentino al primo taglio dei capelli. Bellissima questa idea. Sì, speriamo. E tu come me, infatti, sei una mamma di oggi. Mamma di oggi, mamma sì. Contemporanea, che esatto. Vuol dire secondo te? Sì. Forse le mamme di oggi sono un pochino più da sole, la tecnologia ci aiuta, nel senso che siamo più veloci da quel punto di vista, no? Abbiamo le chat delle mamme disperate, le chat, una serie di chat divertenti che ci aiutano e ci fanno condividere, come dire, paure e gioie, no, della maternità. La tua vita da quando hai la famiglia è cambiata molto, hai perso delle cose, hai trovato delle altre? Allora, ho perso il sonno, ho perso le tette, ho perso, diciamo, un po' quella leggerezza di dire sì, prendo e vado. Ludovica di ieri, oggi, e come si vede Ludovica domani? Allora, Ludovica di ieri, vabbè, sì, come ti dicevo, sicuramente era un po' più preoccupata per il futuro, più spensierata ovviamente. Ludovica di oggi c'ha un sacco di pensieri perché devi organizzare tutto, no? E Ludovica di domani si vede a Borobudur in Indonesia a meditare. Credo che mi vedrò là. E poi mi dai esattamente il luogo, la tua posizione. Io ti raggiungo volentieri. Possiamo anche essere fiere però di come riusciamo, certo, a portare avanti tutto, perché poi è un po' la caratteristica, no, di questa donna 4.0 che secondo te... Infatti io ero rimasta al 2.0. No, stiamo andando avanti. Il 3.0 non l'ho visto, siamo arrivati al 4.0. Capisco un po' tutto questo mondo molto molto rapido e questa cosa qui, no, ti fa per forza diventare una mamma, una donna molto carica, no? Sì, per forza, sennò come fai? Io sento molto silenzio, siccome abbiamo lasciato di là tutti i bimbi, andiamo un'occhiata ad andare a dare, perché il silenzio mi preoccupa.